L'intelligenza superiore dagli altri animali che il creatore ha dato agli uomini è per rendere il mondo, come si vede, un paradiso terrestre dove mangiare, fare l'amore, procreare, divertirsi, bere, eccetera, eccetera. Sì, perché non bisogna mai dimenticare che il paradiso ci sono gli esseri. Non hanno un corpo, non mangiano, non fanno l'amore, non si ubriacano, eccetera, eccetera. Non bisogna mai scordare le due differenze, per cui se l'uomo riesce a capire il suo paradiso è qua sulla terra, che se lo deve fare, usando l'intelligenza per creare, divertirsi, amare, non per distruggere, piangere e morire. E come sempre, per capirlo, basta usare un po' di intelligenza unita alla logica, che è la sapienza dell'essere umano. Se vuole, sa come fare, sbrogliandosi dai tanti rami della stupida illusione del male, per poter soltanto vedere l'azzurro del cielo, sorridere, gioire, amare, finché ha tempo.